Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta del mercoledì. Buonasera, buonasera. Stavamo aspettando con ansia questa serata perché avevamo promesso di dipingere elementi autunnali e infatti ecco qui la nostra castagna che era anche stata già aperta per essere cotta, ma è stata salvata dal forno e la nostra foglia. I nostri pennelli già pronti, il nostro scotch di carta che ho già utilizzato, vedrete poi perché ho già attaccato il disegno che andremo a dipingere sul nostro supporto rigido. Ed eccoci qua, aspettiamo i primi amici che si colleghino. Vedo che già si è collegato qualcuno. Buonasera, buonasera. Non vedo chi tu sia, ma comunque benvenuto. Ah, ecco, invece adesso vedo anche Rachele che si è appena collegata. Ecco, il primo amico che si è collegato non riesco a vederlo, eh. Se vuole può lasciare un commento qua sotto. Ho già preparato anche i miei occhialini. Rachele, sei pronta? Sei pronta? Hai stampato il disegno? Ah, ciao, vedo anche Simona. Ciao Simona. Simona, ciao, benvenuta. Ecco, come ben sapete, io ho messo a disposizione, come praticamente prima di ogni diretta, metto a disposizione il disegno che dipingiamo la sera della diretta, lo metto a disposizione in modo tale che voi possiate stamparlo e poi ricalcarlo, ricopiarlo, prenderne spunto, insomma, è sempre una base da cui partire per poi dipingere insieme. Potete anche stravolgerlo completamente e sapete che mi fa sempre tanto tanto piacere se poi me lo volete spedire, magari dipinto da voi, e questo già accade spesso, molti di voi mi spediscono i loro disegni e mi fa davvero tanto piacere, davvero. Ciao Sonia, c'è Simona, Sonia e Ornella che immagino sia però Rachele collegata. Ciao Rachele. Ecco, benissimo, benissimo. Ecco, fisso, ho avuto subito la conferma da Rachele che leggo qua sopra nei commenti, sì, che sei proprio tu. Allora, dicevamo, io ho dipinto questa castagna e questa foglia. Potete notare che ho usato sempre un po' di oro, vedete? Ditemi se si vede, se è a fuoco. Per i dettagli ho usato l'oro. Mi piaceva l'idea che brillasse tutta la nostra fogliolina. Ho messo anche dei piccoli tocchi d'oro sulla castagna e se vedete anche del bianco metallizzato sulla pancina della castagna. Vedete? Ok, vabbè, spero che si sia vista. Ah, si vede bene. Grazie Simona, grazie, grazie. È importante per me sapere se si vede bene o no. Allora, qui ho preparato i colori. Sempre il solito discorso che io metto sempre prima su un pezzettino di carta i colori che scelgo da utilizzare poi sul Sonia, anche lei, anche Sonia dice sì, perfetto, grazie ragazze. I colori appunto che io poi utilizzerò per il dipinto. Questa volta sono impreparata, non ho ancora preparato i colori che servono. Non importa, lo facciamo al volo, lo facciamo al volo. Metto giù i colori, guardate, però sono stata brava, ho già incollato anche il mio foglio di carta, il mio disegno sul supporto rigido. Allora, adesso alla velocità della luce io metterò i miei colori nel piattino. Va bene, intanto lo facciamo insieme, guardate. E poi c'è già una personcina qui vicino a me, bella carica. Non ho preso neanche lo Scottex, com'è possibile? Si vede che sono stanca, vado a prenderlo subito. Ah, eccolo qua, eccolo qua, mio preferito, quello bello bianco. Sentite, sentite che è arrivato? Allora io prendo l'acqua, intanto facciamo questo passaggio insieme. Ok, allora avevo preso verde, un po' secchino, come è normale che sia. Eccolo qua! Ciao Simona! È arrivata anche la Simo! Ti vorrei far sentire un brano Sì. che però non dico Dici, dici. dell'epoca, c'è adesso anche in Dell'epoca. Ho cartone. paura quando mi dice dell'epoca, vuol dire che è una roba che risale quando io ero una ragazzina, eh? Dell'epoca di solito sarà degli anni 80-90. Ok. Cos'è? Ok,
l'avrete sicuramente riconosciuta questa sigla. Bravo, bravo, il mio Luca è sempre più musicista, eh. Guardate, guardate. No, devo tienila un attimo qua, un po' di scena. L'ho fatto vedere bene. La pantera rosa. Bravo, 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 veramente bravissimo. La pantera rosa, dice Simona, sì? Bravo Luca! Sempre più specializzato. Che non credo. Allora, oggi ritarderemo 10 minuti. Per far vedere che io riesco. E non è una coppia tratta da un telefono. Mm-hmm. Oh mamma mia, caduto. Stavo cadendo. Aiuto. Nel frattempo io ho creato, scusate, solo una cosa in volo. Sì, sì. Ho creato questo verde, un po' più verde oliva, vedete che è un po' più chiaro rispetto a questo. Ecco, perché mi serviva un verde un po' più chiaro, guardate qua. Ci sono delle parti in cui è più verde, verde marcio, verde, verde oliva, insomma. Ti è arrivato anche un applauso dalla Simona. Allora, intanto faccio una cosa, un secondo, datemi solo un secondo di tempo. Mentre Luca suona, io cambio l'acqua che è diventata verdissima. Spostiamo qua. Ci dà anche questo. Spostiamo questo. Castagna. Ok. Sei musicista. Sei musicista, ormai hai imparato un sacco di canzoni, Luca. Cavoli. Io so già come dire insegnare. Bene, bene. Allora, è venuto il momento. Scusatemi, se ho perso un po' di tempo a impastare i colori, però mi servivano e non avevo fatto in tempo prima. Ok, beh, intanto mi avete fatto compagnia. Un minutino, i colori belli freschi pronti. Io voilà. La mia bandiera rosa. Ecco, adesso nel frattempo anche Luca si darà da fare e dipingerà anche lui la sua panterina. Allora, io abbasso qua in modo tale che aiuto, che possiate vedere bene bene. Poi ogni tanto farò vedere anche il risultato finale, tanto per farvi vedere i vari passaggi di com'è e come sarà. Ta-dam! Ok, allora abbiamo detto che questo dipinto lo realizzeremo utilizzando la dipinto. Tecnica. È un dipinto, mica è un'immagine fatta a computer, è dipinta. Caro mio, diverso, Non è che dipinta. È dipinto. No, non è un dipinto messo in mostra, ma è comunque un dipinto. Dipingere l'arte della pittura, insomma. Lo dipingeremo applicando la tecnica del bagnato su bagnato. Ok, cosa che i ragazzi che stanno facendo il corso con me hanno imparato benissimo oramai. Abbiamo fatto alcuni esercizi insieme e quindi sono già molto preparati, certo, perché ho iniziato un corso qui al mio paese, un corso in presenza, si chiama L'arte dell'acquerello, e tra le partecipanti c'è anche Rachele, che adesso ci sta ascoltando. Che l'altra volta anche lei in diretta. L'altra volta non era venuta perché non stava tanto bene. Speriamo che abbia visto la registrazione, perché voi dovete sapere una cosa. Io ci tengo tantissimo che le ragazze che partecipano al corso siano sempre allineate, no? su tutto quello che si fa anche in aula. Allora, prima di tenere il corso in aula a lunedì sera,
Io ho già il mio programma, no? So già che cosa dovrò, di che cosa dovrò parlare, no? Di che cosa dovrò andare a spiegare in aula. E allora che cosa faccio? Io faccio una video lezione, registro una video lezione a casa mia e diciamo il giorno dopo del corso, la mattina del giorno dopo del corso, io fornirò a tutti una video lezione che tratterà proprio il tema che è stato presentato durante la lezione di acquerello. In questo modo anche le ragazze che magari non sono potute venire, non sono state bene o hanno avuto, potranno comunque. Eccola lì! Siamo attrezzatissimi voi, eh! Perché viene all'immaginare? Perché è troppo vicino, si sfoga un po'. E quindi dicevo proprio questa cosa qua, che anche almeno tutte le ragazze che magari una sera non sono potute venire al corso hanno così la registrazione della lezione e possono esercitarsi a casa da sole con tutti gli esercizi che sono stati proposti in aula e con magari un anche video. Con i genitori. Oh sì, anche se vogliono partecipare i genitori fa solo piacere, sai. Guardate, magari potete imparare. Sentito cosa ha detto lui? Ah, che ridere, ma io so che certe ragazze vorrebbero che i loro genitori imparassero. Sì, io lo so, sono sicura. Che bello, una bella cosa da condividere con la propria mamma, il proprio papà. Più spesso sono le mamme che si dedicano a queste arti pittoriche, però anche dei papà, ci sono anche dei papà che mi seguono in diretta. Ad esempio il papà di Sam. Giusto, vero? Intanto io sto dando una prima passatina, col giusto, verde. Più che altro, giusto. Ah, Rachele mi ha detto sì, l'ho vista. Grande Rachele, grandissima. Rachele, brava, si applica un sacco, fa sempre tutti i compiti, vero? In aula è un portento, velocissima. È proprio appassionata. Bene, bene. Voi come state? Tutto a posto? La settimana com'è? Come sta procedendo? Se qualcuno vuole raccontarmi. Anche la settimana di scuola. Anche la settimana di scuola. Anche la settimana di lavoro. La settimana di pittura. Se vuole dire di pittura mi sembra un po' improbabilino. La settimana di pittura per me potrebbe valere, visto che pitturo tutti i giorni. Intanto sto dando una prima passatina. Però anche lavori, Anche lavoro, pitturo, facciamo tante cose belle insieme. Ti porto in palestra, giusto? Tante cosine. Nel mentre pitturo. Pitturo sempre, pitturo. D'altronde, c'è chi ha la passione della ginnastica, c'è chi ha la passione della lettura, c'è chi ha la passione del cinema, dei film, e io la passione della pittura. Ognuno ha la propria passione, è bello così, eh? Te Luca ultimamente hai la passione per gli strumenti musicali tantissimo. Ho trovato il rosa della pantera rosa che non c'era. Ah, guarda, Rachele, Ornella, grande, dice, ciao, stasera dipingo anch'io, Ornella, grandiosa, mitica. Allora la Rachele ti ha coinvolto, ti ha trascinato, vedi, è bellissimo, uno sperimenta, poi può capire almeno così se gli piace o no, se mai si prova, mai si saprà. Tra l'altro adesso Rachele ha anche tutto il necessario per dipingere e quindi ce l'aveva anche prima di venire al corso. Lei è sempre stata preparata, fornita di materiale. Allora, vedete, tac tac, sto solo dando dei colpettini, ma già la mia foglia sta già prendendo vita, vero? Siete d'accordo? Facciamo dei piccoli puntini, le foglie dell'autunno hanno sempre mille colori, che dal verde passano al giallo, l'arancione, vedete? Aspettate, facciamo una bella cosa, è il momento in cui io devo mettermi gli occhiali perché non ci vedo più, cerco di allontanarmi dalla telecamera ma ancora un po' vado nel lavandino della cucina. Allora, ok,
Do un colpettino di forno, che ce l'ho già qua pronto, almeno accelero l'asciugatura. Quindi se vi dà fastidio, tappatevi le orecchie. Guardate cosa sta succedendo. Io ho usato parecchia acqua e il foglio si è un pochettino gonfiato, ma è normale. Il Guardate, mio eh. E il no! tuo no, sei stato più bravo di me. Non rende tanto nel video, però se guardate bene qua c'è una gobbettina perché è l'acqua che fa gonfiare il foglio. E già questo è un foglio bello, è un foglio 100% cotone, quindi è un foglio adatto all'acquerello, però un pochino si gonfia sempre. Io continuo a fuonare. No, basta, ho finito di assordarvi, è quasi asciutto del tutto, quindi possiamo fare così. Se siete d'accordo, io passerei alla castagna e poi riprendiamo la foglia. Guardate, anche magari per chi si è collegato adesso, dovrebbe venire così. Il risultato dovrebbe essere questo. Adesso è così, molto delicato. Infatti, quello che dico sempre anche durante il corso alle ragazze, state leggere, la prima passata super leggere dovete stare. Dopo potete arricchire, potete aggiungere colore, aggiungere dettagli, però all'inizio state proprio leggerine. Oh, Anche Luca sta dipingendo, eh. Passiamo sì alla castagna con un po' di marrone, anzi, Luca mi ha rubato un bicchiere d'acqua, infatti me ne è rimasto solo uno, ce lo faremo bastare. Iniziamo a dare una passatina alla castagna, bagnato su bagnato, quindi ricordo, colore bagnato lo andremo a mettere sull'area bagnata. Ah, Simona dice, è già stupendo così, che carina, grazie. Sei sempre gentile. La pantera nera è Ok, diventata. un po' di acquetta. Adesso andiamo a mettere un bel la pantera nera. Tampona, tampona che va a posto. Inizio a mettere un pochino di marrone. No, lui si è asciugato. E dopo ci pensiamo. Cerca di Adesso mettere. faccio l'altro. Metti un po' di acqua e tampona. Ok, lascio una parte in luce. Quindi lascio una parte No, non devo fare l'altra, mi solo di acqua. dispiace. Mi piace panterino. Panterina. Forse E poi mamma, la non è meglio recuperiamo. prendere uno un pochino più piccolo perché Dico, sennò un mi pennellino più piccolo, succede. prendine uno più piccolo. E infatti ricordo anche che il pennello che scegliamo deve essere adatto al nostro soggetto. Io non posso prendere, ad esempio, adesso vi faccio ridere, non posso prendere questo pennello per dipingere una castagna. Capite bene che l'esempio è un po' eccessivo, però si fa capire, no? Se devo dipingere un occhietto, non posso prendere un pennello grande, Quello che ho grande. fatto E io. però, vabbè, però vedi, sbagliando si impara. Fidati che la prossima volta che dovrei fare un occhietto, prenderai un pennellino. Il problema è che questo oggetto è ancora più piccolo. Adesso prova, prova, sperimenta, ragazzo mio. Sono stata un po' tirchia di marrone, poi devo metterne ancora un po', perché così è un po' pochetto. Aggiungiamo anche qualche puntino giallo per riscaldare un po' la mia castagnetta, perché se vedete, appunto, c'ho la mia castagna che ricordo che era già stata tagliata perché era pronta per andare in forno, ma poi l'ho salvata. Se vedete così, ha qualche riflesso sull'arancione, sul giallo, ha dentro vari tipi di marrone. Tac, lascio qua. E quindi andiamo anche un po' a inserire altri colori in maniera tenue. Lasciamo sempre il punto più chiaro qua in mezzo. E quasi quasi direi di lasciare asciugare anche questa parte qua. In mezzo la castagna, guardate, eh. È sempre leggermente diversa, a volte più chiara, a volte più scura. Questa ha un po' di venuzze, però tende ad essere un marrone diverso all'interno. Quindi sapete cosa farò? Metterò un po' di questo
questo verde intanto appena appena qua dentro, leggero, è sempre leggero. Poi magari aggiungerò un po' di seppia. L'esempio che hai fatto però prima della pennelletta, ok, era un po' stupidino, però ho preso quella che almeno l'ho capito, diciamo. Certo, ho esagerato. Scrivetelo se non l'avete capito. Lo sanno anche loro che ho esagerato, eh. Per ora, per far capire. Allora, tac tac tac. Ma mamma, mamma, guarda. Ma dopo lo mostrerai a tutti? Sì. Bravo. Ok, lasciamo asciugare la castagna. Com'è, mamma? Vedere? Che carino, Luca. Ah, oh, hai azzeccato il rosa. E Luca, sapete che adesso... Perché l'ho mischiato? Beh, hai mischiato, ma hai scelto il rosa giusto, fidati di me. Mi serve ancora marrone, mi spiace, ma... Tanto io adesso non lo devo usare il marrone. Normale. Cosa succede? Vicino all'occhio. Aia. Non l'occhio, vicino, in mezzo, cavolino. Simona, che gentile, mi dice stupendo, che carina, grazie, grazie. Non mi ricordo di che colore erano i baffotti della pantera. I baffi sono neri, qui, guarda. Ma non ti consiglio di ripassarli, anzi, puoi ripassarli con una di queste pennettine grafiche, i baffi, che sono fatte apposta, sono belle fini. Chi mi segue sa già quali pennettine sono. Ogni tanto prendo dentro nel telefono, traballa tutto, perdonatemi. Allora, andiamo adesso a saturare un pochino di più la nostra fogliolina. Mettiamo un po' dei marroni. Ok, andiamo anche a mettere dei marroni più scuri. Queste sono velature, sono velature, e la velatura sappiamo che non va proprio interrotta, perché sennò si crea un saltino. Mamma! Cosa c'è? Interrotta. Non va interrotta, perché quando poi asciuga rimane il segno. Cosa succede? Mi fai venire i colpi. Come il segno. Interrotta. Ah, come sta dipingendo bene il mio Luca. Bello preso. Ho azzeccato bene il giallo. È azzeccato, ottimo. Sapete cosa farei anche? Metterei, adesso ditemi se vi piace, poi metterei anche poi dei tocchi di arancione qua e là. Adesso lo vado a recuperare, l'arancione, un po' di orange, orangius. Voglio vedere quello del Luca. La Simona vuole vedere il tuo. È quasi pronto? No, lo lasciamo finire, poi almeno... No, sì, lasciamo finire. Guardate cosa faccio, Ho preso un po' di arancio qua, lo metto qua. E lo metto in alcuni piccoli punti, che fa ancora più autunno, perché l'arancione è uno dei colori dell'autunno. Poi dopo avete visto che gli ho messo anche dei... del colore metallizzato dell'oro. Ah, perché ha visto la puntata scorsa, avevo fatto vedere tutti i colori metallizzati di Pigmentati, che è una ragazza, è un'artigiana dell'acquerello. Praticamente lei crea degli acquerelli cangianti, metallizzati, uno più bello dell'altro. E io nella diretta scorsa li ho provati, li ho fatti vedere, sono bellissimi, sono belli belli belli. Belli, 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 infatti voglio comprarne tanti altri da lei, che sono proprio stupendi. Aggiungo ancora un po' di marrone. Ta-ta-ta. Sonia, ci sei? Stai dipingendo anche tu? Anche Sonia ci segue sempre. Ah, Simone dice sì, davvero molto belli, sì. Cavoli, sono stati proprio belli, belli, belli i colori. Adesso non li ho qua a portata di mano. La prossima volta ve li faccio vedere di nuovo, per il gusto proprio di... per lo stupore che generano quando vengono utilizzati. Vederli sul foglio sono una roba... sono stupendi. Do una fonatina, Tappatevi le orecchie!
ecco fatto, asciutto. Sonia dice: cerco di perdere il filo del colore. È stupendo come sempre il tuo lavoro. Eh sì, e tu come sempre sei molto gentile. Sonia è sempre molto gentile. Faccio vedere ancora come dovrebbe venire. Vedete? Abbiamo già scurito un bel po', un bel po' di dettagli. Dobbiamo ancora lavorarci. Adesso cambio anche lo Scottex perché vedete come si è ridotto. Quindi anche voi, mi raccomando, ricordatevi, se state dipingendo, sempre lo Scottex pulito nella mano sinistra e il pennello nella mano destra. Ah sì, Sonia dice di non perdere il filo del colore. Sonia, sei brava, davvero. Mamma, sì? Io mi ricordo che alcune volte nei film mi fanno vedere che la punta è la rosa, la pancia è gialla. Sì? Solo che l'ho presa del giallo proprio. Ma l'hai fatto a modo tuo? Un bello giallo, bello sgargiante, no? Allora, scuriamo ancora un po' delle parti. Perché adesso dobbiamo giocare anche un po' con le ombre. È meglio dipingo che non scrivo. No, no, scrivici Sonia, mi fa piacere quando mi scrivi. Poi scrivi sempre cose molto carine, logico, avevo piacere. No, 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 scrivi, scrivi. Puoi sbagliare. Si può sempre sbagliare. Cioè, adesso, ultimamente mi capita una roba proprio da ridere, no? Una roba, insomma, un po' imbarazzante. Quando magari scrivo al volo delle mail, anche per lavoro, e mi firmo, a volte sbaglio a scrivere Barbara. E preso dalla velocità, magari scrivo robe tipo Barbara. Brutto. Salto qualche lettera, magari perché sono veloce, no, a scrivere. Poi quando l'ho già spedita la mail, dico, no, che cacchio ho scritto? E oramai è andata. L'hanno letto già. Barbara. Oppure c'è anche un'altra cosa che scrivo ogni tanto, che non è solo Babra, ma... Babra Baba. Ma non lo so, confondo... So che c'è un tastino che mi capita sempre sotto il mignolo, tac, e glielo aggiungo nel mio nome e dico, ma... Penseranno, ma questa non sa neanche come si scrive il suo nome proprio di persona, femminile, singolare. Se adesso che sei qua vuoi anche l'analisi grammaticale, certo, andiamo ancora un po' di arancio, tic tic tic. Sonia, stasera ti batto, grande. Oh, che bella, che bello, c'è la gara adesso tra le ragazze. Simona ride, bellissimo. Bello, mi piace che si crea questo bello, questo gruppetto, questa armonia. Anche con le ragazze del corso si sta creando un bel gruppo, c'è un bello, bello spirito da vivere in aula, mi piace proprio. Vai Ornella, sono contenta, dice Sonia, grande. Cosa Luca, stavi dicendo qualcosa, scusa? Dimmi pure. Non lo so, guarda. Fa vedere? Ma sta venendo bene, Dai leggero anche tu, come dico sempre. E dopo? Un po' caldo, quello che mi capita, mi capita. No, sei molto bravo invece. Molto bravo. Domani ti faccio vedere il mio super dipinto. Grande! Grande, grande. Mi piace. Che soddisfazione che mi date, davvero. Proprio grande. Proprio contenta, guarda. Sono contenta di aver trasmesso un po' questa passione per la pittura. Scottex, aiutante. Aiutante, sono io l'aiutante stasera. Toh, prendi il rotolone, vai. Poi tra l'altro sabato farò un corso, anzi non è proprio un corso, è un workshop sui papaveri ad Arluno. Anche qui i posti sono esauriti. Con mio immenso... onore e piacere, veramente.
Un corso dedicato solo ai papaveri, magari qualcuno di voi, sicuramente qualcuno di voi come anche Simona, le Simone che mi seguono, Silvia che forse stasera non c'è, tanti altri nostri amici No, ho che visto prima che seguivano. c'era, ho visto prima La che Silvia? sì. Ah, non l'ho ancora Silvia, vista fai un cenno di passare, invito se ci se ci sei, se fai sei. un cenno! E avevo fatto tanti papaveri, poi avevo fatto un sacco di segnalibri con i papaveri, bello, bello. C'era un periodo che mi ero intrippata tantissimo con i papaveri e appunto ho deciso di fare un workshop sui papaveri per far vedere come si fanno, sempre un workshop in presenza. E bello, bello, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di sabato mattina. Sabato Prendiamo. questo? Sabato questo, vuoi venire Luca? Sai che tu mi fai Magari ti sempre. faccio un pensierino. Magari mi fa un pensierino, ci fa un pensierino Luca, grazie, mi degna. Se vieni, sai che mi fai piacere, mi fai sempre da aiutante tu. Non lo so, se posso, poi vado dalla nonna, Come non lo so. vuoi tu, come vuoi tu. Poi vedo. Se Sarà no, un corso magari di ti 3 ore. aiuto, faccio. Boh, poco, farò mezz'oretta e poi andrò della. Non lo so, poi vedo. Posso farlo vedere? Sì, aspetta, c'è Ornella che dice Barbara, a te, aspetta, è te ma foto così non sento i commenti, ma no, dai, sarà sicuramente bello, lo voglio vedere. Guarda, Vediamo, non vediamo, guardate l'altra. vediamo, vediamo. Aspetta che alzo un po'. Oh, che bella Luca! È carinissima, che bel rosa! Oh, qua c'era l'occhietto così, beh, ma dopo lo correggiamo. È proprio rosa pantera Un rosa, attimo, eh! È collego bellissimo! l'occhietto per Correggi l'occhietto, correggi l'occhietto, vedrai che diventa bellissimo. È già bellissimo, eh? Taran taran taran. No, quella lì è brutta, Taran 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 taran. invece quella vera. Vai Luca. Aspettate che qui c'è un trasloco di sedie. Bravissimo! Nel frattempo io ho visto che si può anche zoomare, come avrete notato. Oh, mi è arrivato anche un bacino! Mamma mia! Che meraviglia! Mamma, Dimmi! puoi guardare un attimo questa? Aspetta, eh! Mi fai vedere Che cosa? Ah, aspetta, aspetta, puoi aspettare solo un secondino? Aspetta, vorrei farvi vedere che hai fatto. perché il 18 ottobre era San Luca Sentite il e botto? allora gli abbiamo fatto un piccolo pensierino Piccolo! perché praticamente è vero che non è che il onomastico di solito si festeggia, però mi ricordo che la mia mamma quando ero piccola il mio onomastico mi prendeva sempre una cosina, anche un... Di solito mi arrivavano le calze all'onomastico che servivano sempre, quindi vabbè, io ero già contenta così. Oppure magari una cosina piccolino, regalino piccolino, mi arrivava sempre, un po' come segno, no? Anche de Ecco, dell'onomastico così. questa. E allora, visto che era San Luca, quest'anno è stato bravo, ho trovato una cosa che poteva piacergli e allora gli ho fatto questo regalino, ma per forza Luca, dobbiamo farlo vedere. Oh mamma, adesso lo facciamo passare, eh? Eccolo qua, eccolo qua, lo vedete? Lo vedete? Ecco qua, con tutti i proiettili e c'erano insieme anche le lattine, tipo quelle del Luna Park di plastica, a cui sparare. Eccoli qua i botti.
Pim pum pam, e devo dire che però ho giocato anch'io ieri. Sdraiati per terra a sparare. E vabbè, dai. Ma sì, ma sì. Spara, spara un bel po'. Sentite che roba. Però basta, dai Luca. Amorino. Meno male. È bello anche giocarci in cortile con quello lì. No, non perdi colpi. Ma non perdi colpi. C'era una mega offerta. E quindi mi sembrava un regalino carino da fargli. Ah, la Silvia! Ciao Silvia! Ci ha mandato anche una castagna! Wow! Infatti stasera tema di castagne, noi le abbiamo anche mangiate. Appunto, dicevo prima, guardate qua, ho anche qui, ops! Protagonista, la castagna che si è salvata dal forno. Era già pronta per essere infornata, ma è stata salvata in onore dell'arte. Che ore sono, ragazzi? Che ore sono? Allora, sembra vera Darla, che carina! Che carina, io vedo un po' di difettucci, ma non importa, non importa, non importa, fa niente. Dopo diamo anche una rifinita, anzi potremmo essere già quasi addirittura d'arrivo, senza qui troppo star qui troppo a fare un milione di dettagli, possiamo fare ancora un po' così, fare una cosa così, per dare un po' di venuzzine alla castagna, ok, e poi dopo ci divertiamo con l'oro. Andiamo un po' sotto più scuro, dai, direi che potremmo anche esserci, sapete, e facciamo questo giochettino qua, prendiamo le pennette grafiche. Ah ragazzi, già l'altra volta stavo sperimentando queste penne Winsor & Newton e devo dire che non sono per niente male, ne ho di due tipi, eccole qua. Questa è una Winsor & Newton 05, quindi punta un po' più grande. Questa è una 005, infatti è molto più fine la punta. Anche loro non vanno via con l'acqua. Io ho sempre usato le Sakura, queste qua, Micron, che sono il top. Secondo me comunque rimangono sempre il top e le potete trovare in tantissime, di tantissime misure. Ad esempio questa è una 01, vedete che c'è scritto davanti, questa è una 005, quindi il fine e appunto ci sono tante misure. Anche queste non sono male, stasera le proviamo insieme, le ho già provate ma ve le faccio vedere. Allora, no, voglio prendere la 05. Daniela, ciao Daniela, ciao, che bello! Ripeto, se siete collegati io non riesco a vedere i vostri nomi, quindi non so mai esattamente chi c'è collegato alla diretta, a meno che appunto mi scriviate qua sotto nei commenti, e mi fa piacere, almeno so chi c'è, Facciamo qualche dettaglio, sapete che io poi cado sempre nella tentazione di far diventare i miei dipinti delle illustrazioni molto più definite, e mi piace così, non resisto, io i bordi li devo sempre vedere belli definiti, diciamo che non sono un acquerellista classica, a me piace, mi piace definire i disegni. Oh, ci siamo quasi, adesso qualche colpettino d'oro che facciamo ravvivare tutto il disegno, un po' la seghettatura della foglia, ma che meraviglia, ma che meraviglia, che meraviglia! Ornella, tutto bene? Tutto bien?
Ecco fatto, ci siamo quasi. Ora, dove sono i miei ori? Ori, venite a me, venite a me. Indovinate proprio quello che userò? Numero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scusate, mi ha preso un po' di stupidera, non importa. Allora, andiamo a prendere un pennellino. Questo è un 1, vediamo, è un po' così, senza, ho le mani verdi, non fateci caso. Vedete perché non metto mai lo smalto? Perché poi mi si impregna l'acquerello nello smalto, non è che faccio una bellissima figura. Questo è un 1, questo qua è talmente vecchio che si è cancellato il numero. Ma forse va bene anche l'1, perché non mi ricordo che cosa avevo usato oggi. Simona, anche te dici l'1, sì, proviamo con l'1. 1. Acqua pulita che mi è stata sottratta, adesso la prenderò. Uso il tuo bicchiere della pantera rosa, lo fa. Eccomi qua, sto arrivando. Aiuto! Ho preso l'acqua pulita. Sì, devo dire che sono soddisfatta, Ornella. E vai, ecco, hai visto? Ornella era colei che mi disse: io per l'acquarello sono negata, non proverò neanche mai. Invece, vedi, l'acquarello dà soddisfazione a tutti. È vero, perché uno non lo sa che magari può essere preso dalla passione per l'acquarello. Finché non ci prova, non lo sa. Poi ci prova e si innamora. Allora, vai, proviamo col nostro oro. Vedete l'effetto dorato? Facciamo venire una cosa simile. Allora, facciamo finta che la luce arrivi un po' in questo senso, infatti batte sulla mia castagna da questa parte, e facciamo dei piccoli tocchi d'oro. Ditemi, confermo, anche Sonia, carina, sì, anche Sonia si è appassionata all'acquerello. Bravissima anche lei, veramente. Sì, veramente. Aspettate che sono concentrata. Mettendo dei tocchi d'oro. Anche con l'oro bisogna stare sempre un po' delicati, se no si rischia di fare un po' una pacchianata. Invece, in alcuni punti, giusto. Prova a metterlo più vicino, così almeno vedete meglio il riflesso. L'oro ha sempre il suo perché. Poi vi farò sapere anche come è andato il workshop sui papaveri di sabato mattina ad Arluno. Vi farò sapere. Sì. Vero? Aspetta, eh. Aspetta, un po' di oro ancora qua. Siamo anche un po' sulla castagna. Quando non parlo più sono concentrata, lo sapete oramai. Poi magari per non lasciare proprio il contorno così definito, lo sfumiamo un po'. Provo a zoomare ancora un po', se riesco, vediamo un po'. Si sgrana un po' l'immagine, però si vede meglio dove vado a mettere le pennellate. Sempre un po' rincarare la dose, con l'oro. Mi spiace che si vede un po' sgranato e un po' sbiadito. In realtà il colore è molto carico, quello che vedo io è molto saturo. Sono proprio bei colori autunnali del marrone. Convinta, scrive Ornella o Rachele. Ho sempre il dubbio. Ok. Ok, tac.
chiudo un po', voglio farvi vedere una cosa, voglio mettere un po' di bianco metallizzato su questa parte qua di castagna, vedete? Che proprio sembra il riflesso della luce sulla castagna. Quindi, sto pulendo bene il pennello intanto, anche se non si vede. Magari ogni tanto ditemi l'orario perché non mi regolo, se no. Si vedono bene i dettagli. Ottima questa inquadratura. Aspetta, quella di prima immagino, quella più vicino, giusto, Sonia? Dimmi se era quella più vicino o se è meglio questa. Io mi adatto e zoomo, o come si dice, anzoomo. Ok, questa allora. Vediamo. Visto così almeno sembra più luce. Quella vicina, scusa, perdono. Aspetta che zoom ancora. Tac. Ok. Perfetto. Metto ancora un po' di bianco qua e là. Non troppa roba. È quasi finito, ragazze? È quasi finito. Perfetto, grazie, ottimo. Ah, vi ricordo che domani mattina troverete questa diretta salvata su YouTube. Così almeno chi vorrà rivederla o chi magari non ha Facebook e quindi non può essere collegato questa sera avrà la possibilità di rivederla su YouTube, possono andare tutti, anche se non hanno un collegamento Facebook, è più comodo, no? Ho visto un cuoricino passare, ma non ho visto chi l'ha mandato. Cercasi colui che ha inviato il cuoricino. Ok. Ah, stavo facendo la parte di qua col bianco, ma non era inquadrata. Avevo messo solo alcuni puntini bianchi così. Tac, tac. Si vedono i punti arancioni dove ho messo. Appunto, secondo me si vede un po' sbiadito nell'immagine. È un po' più carica appunto di colori autunnali, eh? Però vabbè, ce la facciamo andare bene lo stesso. L'importante è che si veda, che si veda un po' la procedura. Facciamo ancora un po' di contorno perché sapete che a me non mi basta mai il nero. Ta ta ta, ta ta ta, anche qualche venuzza della castagna. Ecco qua. Ah, cacchiarola, qua era ancora bagnato di oro. Vedete? L'importanza del fono. Ecco qua. Sento Luca che sta sbadigliando in lontananza, che adesso si è messo un po'. No, sembrava. Vabbè, comunque adesso è quasi ora di andare a nanna, eh? È quasi ora di andare a nanna. Ecco qua. Ecco qua. Ah, ascoltate, guardate, guardate, guardate cosa faccio. Un mio sfizio personale. Guardate, un goccino d'oro. Il piccolo cuoricino. L'ho messo. Era praticamente tutta acqua. Aspettate, non mi do per vinta. Tic, tic, ecco qua. Mi piace farlo brillare il cuoricino. Benissimo, dai. Anche per stasera, allora possiamo dire di aver concluso la nostra serata acquerellando, acquerellando l'autunno. Questa puntata si intitola, infatti, abbiamo acquerellato un soggetto molto autunnale. Ed ecco qui. Benissimo, allora per stasera abbiamo finito. Staccheremo il foglio poi dopo con calma, aiutandoci con il nostro fono. Faccio vedere velocissimamente come fare per staccare lo scotch senza rompere il foglio. Scaldate col fono. Vedete? Fate così, tac. Per un secondo.
oramai, vabbè, oramai l'ho tolto tutto, ci siamo. Ok, liberato, abbiamo liberato la castagna e la sua fogliolina. Simona dice molto bella, Sonia dice grazie a Barbara, molto bello. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi di esserci sempre durante le dirette, mi fa sempre tanto 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 piacere. Ecco, e se qualcuno di voi domani vorrà inviarmi il suo dipinto, mi farà molto molto piacere davvero. E anche tu Ornella, mi raccomando. Mandamelo che ci tengo tantissimo a vedere il tuo primo dipinto, sono proprio contenta. Benissimo, allora vi auguro a tutte quante, a tutti quanti, perché c'è anche qualche ragazzo collegato, mando a tutti una buona notte, un bacione e ci vediamo mercoledì prossimo. Vi saluta anche Luca che adesso è stecchito sul divano. Ciao! Ecco, lo sentite da lontano? Benissimo, buonanotte a tutti, grazie ancora, ciao, 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 ciao.